Buongiorno a tutti, sono Iana94, questo è il mio canale. Oggi abbiamo un video per la sezione dedicata ai consigli, ossia consigli libreschi, film e telefilm non period. E oggi parleremo di un film che è uscito in patria a febbraio, ma è arrivato da noi solamente, diciamo, a fine luglio. Allora, io questo film l'avevo beccato la prima volta quando ero in Israele, su Netflix Israele, però, insomma, la sera, dopo camminare dalle 7:30 alle 7:30, una persona normale è stanca. Il film durava 2 ore ed era solamente nella lingua originale e senza sottotitoli in italiano, solamente inglese ed ebraico. E allora, io obiettivamente un film così, in inglese, alle 9 di sera, stanchissima, non ce la facevo vedere, non volevo nemmeno cominciarlo, lasciarlo a metà, con il rischio che poi in Italia non lo trovavo, quindi ho aspettato. Tornata in Italia, ho visto che c'era, con sottotitoli in italiano, e lingua sempre quella originale, e allora l'ho guardato. E mi è piaciuto moltissimo. Usato un po' di tosse, che ancora mi è passata da Israele. Allora, il film in questione, di cui parleremo oggi, è Badai Oh. Badai Oh, un film indiano, disponibile solamente in Hindi, su Netflix, anche in Netflix Italia, uscito nel 2022. Ed è un film indiano, per certi aspetti molto tradizionale, per altri molto, molto innovativo, quasi rivoluzionario. La trama è semplicissima, ve la dico in 2 parole. Non c'è bisogno di aggiungere altro alla trama perché, diciamo, come già detto, è innovativa, ma anche tradizionale, come molte cose che vengono ultimamente dall'India, ossia Shardul e Suman, detta Sumi, decidono di sposarsi. Il vero motivo è che devono nascondere una certa cosa. Ufficialmente lo fanno per non sentire più i rispettivi genitori e parenti chiedere: ma quando ti sposi? Perché non ti sei sposato? Ti vuoi presentare con quella persona? Perché non la vuoi sposare? E hanno un motivo. Come dicevo, il vero motivo è molto serio perché i due si debbano sposare. Ossia, Shardul e Sumi sono entrambi omosessuali e quindi, per protezione, decidono di sposarsi. Sanno entrambi che sarà un matrimonio bianco, che nessuno dei due ha intenzione di andare a letto con l'altro, ma in questo modo hanno sia protezione che la diciamo, possibilità di frequentare altre persone. È implicito nel loro matrimonio che frequentano altre persone. I veri problemi nascono invece quando Shardul viene mollato dal fidanzato e Sumi invece si porta la fidanzata in casa. E la famiglia si chiede ancora: perché non ci fanno un bambino? Questa è la trama in breve. Prima di parlare, diciamo, del film, bisogna dire una cosa importante. L'India ha legalizzato i rapporti omosessuali e l'omosessualità solamente nel 2018. Insomma, sono passati 4 anni. Da allora Bollywood un po' si è aggiornata presentando diverse storie con personaggi omosessuali, con storie omosessuali, non si tratta più, diciamo, di documentari, di film tragici, drammatici. Ora si parla anche di commedie, che diciamo è il passo successivo per normalizzare. Nel 2014 sono stati riconosciuti ufficialmente gli Ishra come terzo sesso. Gli Ishra sono, diciamo, una forma di transessualismo, ma non sono propriamente transessuali. Sono una tradizione antichissima indiana, sempre rispettati, sempre, diciamo, esclusi, ma rispettati. Diciamo, poi non sono la persona più adatta per parlare di queste cose, però già il fatto che siano stati riconosciuti è un passo avanti. Ovviamente i matrimoni omosessuali non sono riconosciuti, vengono, diciamo, tollerate celebrazioni che sono considerate dei matrimoni, ma sono, diciamo, matrimoni spirituali, un po' come quando negli anni 80 gli omosessuali decidono di sposarsi. E si faceva tutta la cerimonia bla 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 bla, ma si sapeva che era solamente simbolico. Viene fatto così anche in India. Non è permesso alle donne lesbiche di ricorrere alla surrogazione, diciamo, con un donatore. Agli uomini gay no, non è permessa la surrogazione con madre surrogata. Non
L'Unione non sono riconosciute, come già detto, insomma, c'è ancora tantissimo su cui lavorare. Ufficialmente l'articolo 15 della Costituzione indiana dichiara che le discriminazioni su classe, casta, razza, religione e sesso non sono permesse. Ufficialmente, diciamo, l'India è quella che è brutto a dirlo, ma è così. Gli scrimi infatti ci mostrano un atteggiamento, diciamo, dove entrambi i personaggi sono costretti a mentire continuamente anche alle loro famiglie perché sanno che la reazione non sarebbe delle migliori. Dall'altra parte, in una società in cui il figlio maschio viene continuamente incoraggiato a sposarsi, anche le figlie femmine vengono incoraggiate a sposarsi il prima possibile, sapere che queste persone, insomma, se anche si sposano è difficile che abbiano figli, non è che viene ben accettato. Lo si vede molto bene con l'aver, diciamo, stereotipizzato un po' la famiglia di Shardul, non tanto il personaggio della madre che è molto discreta e silenziosa, ma il personaggio della zia, che diventa, diciamo, un misto tra la zia apprensiva e la madre, quella invadente, intollerante, che si vede molto spesso nei film di Bollywood, anche poi lei con tutta questa pletora di 7 figlie. Che ha riversato tutte le sue aspirazioni e le sue ambizioni sul nipote Shardul, appunto. Poi abbiamo sempre il personaggio del nonno, se saggio, zitto, che dice 2 parole per tutto il film, quello è un classico. Quindi sì, si va di stereotipizzazione, appunto, questi personaggi molto stereotipati, anche la famiglia di Sumi è molto stereotipata per certi aspetti, e in parte anche Shardul è stereotipato. Ossia, il suo personaggio ricade perfettamente nei cliché che riguardano gli omosessuali, ossia una persona attenta al proprio fisico, attenta a come si presenta, che ha all'inizio un fidanzato molto più giovane di lui e che rivela poi alla moglie che il suo primo ragazzo ufficiale è stato il suo personal trainer in palestra, che era di diversi anni più grande di lui. E che a un certo punto lui si è sentito ingabbiato in questa relazione perché era molto giovane, si chiedeva se si stesse perdendo qualcosa o meno e quindi si sono lasciati. Interessante, ma comunque sempre rientra nello stereotipo della differenza dell'età. Poi dopo l'ultima relazione sarà perfetta, questo è un altro discorso. In quanto Sumi ci ha mostrato, diciamo, come anche lei sia un po' stereotipata, insomma, il personaggio principale femminile. Lesbica che insegna educazione fisica è incredibilmente stereotipato, cioè si faceva negli anni 80 nei film americani e certo diciamo che Sumi è un personaggio molto femminile, anche la sua fidanzata è molto femminile, però comunque bisogna fare ancora diversi passi avanti e già un risultato è che il film non finisca tragicamente, anzi si chiuda molto bene, con molta felicità. Tra l'altro, le adozioni sono vietate per le coppie gay. Quindi, se un uomo sessuale volesse adottare, dovrebbe per forza sposarsi con un etero o in questo caso con una lesbica, perché sì, alla fine i due riescono ad adottare una bambina, ma decidono di crescerla tutte e quattro, sia Shardul il suo fidanzato, Sumi la sua fidanzata. Insomma, è inusuale, ma sembra che stia cominciando ad accadere, perché comunque se tu fai questi matrimoni, diciamo, forzati, o meglio con l'inganno, prima o poi qualcosa ti accade. Infatti, quella che vediamo tra Shardul e Sumi non è mai una relazione d'amore. Nessuno dei due si innamora, non c'è il plot twist, forse sono bisessuale, forse si è innamorato di te. No, sono entrambi omosessuali, tali restano. Lui essere con uomini, l'essere con donne, punto. Sono una partnership lavorativa, affettiva perché sono amici, sono partner in crime, questo sì, ma non sono mai nulla di più, sono anche alla fine dei genitori, ma appunto non c'è la sfera affettiva è per altre persone. E questo è interessante. Tra l'altro, il film ce lo mostra bene, esiste una sezione della polizia indiana che si occupa proprio dei reati sessuali barra femminili,
Ossia che da un lato si occupa, diciamo, delle liti domestiche, dei liti e litigi, diciamo, tra coinquilino, comunque che riguarda vari condomini in un palazzo, questo sì, ma anche appunto di reati sessuali che riguardano principalmente la partnership del proprio partner, uomo o donna che sia. Infatti all'inizio si vede Shardul con le sue poliziotte, perché lui è l'unico uomo in un distretto tutto al femminile, dove nessuno ha mai sospettato che lui sia gay proprio perché non passa per la testa, diciamo, a un indiano normale, che un collega, un amico sia gay. E li si vede, lui e le sue poliziotte, che vanno a fare, diciamo, pattuglia in un luogo dove sanno che le coppiette si appartano. Infatti trovano diverse coppie, tutte rigorosamente etero, che stavano facendo roba. Trovano anche una coppia gay, ma principalmente trovano tante coppie etero, cioè cose che da noi non accadono, ma che lì accadono. Tra l'altro nel film, per tutto il film, non si vede mai un bacio, né un bacio etero né un bacio gay. Questo perché il cinema indiano è da sempre molto molto pudico. Tanto per vocazione, ma perché c'è una profonda censura. Pertanto, se in un film statunitense, diciamo, si vedono baci anche nel cinema europeo, nel cinema statunitense è stato, diciamo, svicolato dal codice AIS negli anni 60, quello inglese dopo la fine dell'atto di decenza ha cominciato anche a mostrare scene gay, ma in India no. In India ci si guarda con molta intensità. Ci si sfiora, ci si abbraccia, dai baci, no, ci si tiene per mano. Anzi, il fatto che in una scena si vedano Sumi e la sua ragazza che si tengono per mano sotto una bandiera arcobaleno è rivoluzionaria. Che appunto è uno dei primi film in cui queste cose appaiono e sono mostrate con candore, con voglia di normalizzare. E questo è l'importante, che sono passati 4 anni, i film abbondano, ma questo è uno dei primi che alla profonda, diciamo, volontà di voler normalizzare una situazione che fino al 2018 non era considerata normale, era considerata illegale, non solo immorale, che in parte in India lo è ancora, però appunto era considerata illegale. Passando al lato tecnico, che è l'ultimo, diciamo che è sempre tutto perfetto, scene molto belle, dialoghi molto intensi, un reparto costumi molto bello, specialmente nelle scene del matrimonio, che hanno una meravigliosa coreografia che addirittura ha i suoi video YouTube e diversi. Anche le altre scene, comunque cantate, hanno buone scenografie, scarse coreografie, cosa quanto strana. È un film di Bollywood con delle canzoni, ma non con delle coreografie, tranne la scena del matrimonio, il che in effetti fa un po' strano. Quindi un film sì, molto bello, molto rivoluzionario, anche molto tradizionale, perché comunque ha i personaggi stereotipati alla fin fine, appunto, la zia, le cugine in piccione, il cognato tipicamente, diciamo, in carne, con gli occhiali, che è quello considerato che in matrimoni si ubriaca, quindi il famoso drunken uncle che nei film indiani c'è sempre, Sumi che appunto è lesbica e insegna educazione fisica, Shardul che cura il suo aspetto fisico e ha relazioni con, diciamo, differenza di età, la fidanzata di Sumi, che anche lei è bella stereotipata di suo, quindi sì, non è il massimo a livello, diciamo, di rapporto con i film statunitensi, ma per essere un film indiano sull'argomento è un deciso passo avanti. Teniamo conto appunto che l'articolo 15 si è ampliato nel 2018, la legge è cambiata nel 2018, sono passati appena 4 anni. Anzi, se i passi da gigante sono fatti, se pensiamo agli Stati Uniti, Inghilterra e anche Italia, l'idea per queste cose è stare recuperando a passi da gigante, che poi tutto il resto sia da rivedere e da aggiornare è un altro discorso. È un film molto interessante, molto bello, che ci mostra l'ottica indiana, che non è molto nota qui in Occidente. E che merita. Ultimamente Netflix sta prendendo molti film e molte serie TV indiane, e questo è un aspetto di cui tenere conto, perché comunque è bello vedere come le situazioni nel mondo siano le stesse ma affrontate in maniera differente.
avrei potuto fare questo video a giugno per il Belmonte, ho deciso di farlo oggi, perché altrimenti il film io me lo scordo. Quindi l'ho visto di recente, questo è subito il video visto e registrato. Questo è tutto, direi che non c'è altro. Sì, gli attori, i cui nomi io non imparerò mai e che quindi evito di dirvi, li trovate su Internet Movie Database, sono attori indiani molto noti e questo film per loro è un potenziale rischio, perché comunque il cinema indiano è legato, diciamo, alle vecchie idee: se tu fai un certo ruolo, poi conoscete il cast ed è per quello, se tu fai certe cose non puoi farne altre. Per certe scene è opportuno che se tu sei un attore e una moglie attrice le fate insieme, non potete fare certe cose, appunto niente baci, le scene più romantiche se possibile le fai con tua moglie, faccio in modo di casarvi tutte e due insieme, insomma, qui si va oltre. Mi riesce anche bene, questo è importante. Tra l'altro, come già detto, molti attori sono famosi in patria, io di nomi questi non ne ho mai sentiti, ma diciamo che il cinema indiano lo conosco poco. L'altro film indiano che ho visto quest'anno è stato RRR, che è stata una bella mazzata, perché sono 3 ore di pura propaganda indiana, anti-britannica. Questo è completamente diverso, senza pensieri, tranquillo per una buona serata. E sarebbe interessante vederlo non solo in hindi, ma anche in inglese, non dico in doppiata in italiano, perché sarebbe azzardare troppo, almeno. Sarebbe bello vederlo in inglese. Quindi direi che questo è tutto, lo trovate su Netflix, lingua originale hindi, i sottotitoli inglese, francese, spagnolo, italiano. Italiano perché davvero sono 2 ore in hindi, non va a guardare con sottotitoli in italiano, altrimenti non se ne esce. E direi che questo è tutto. Ah sì, un'ultima cosa. Badaio, secondo Wikipedia, dirà appunto congratulazioni. Diciamo, il poster del film, almeno quello ufficiale, è molto esplicito sul fatto che, diciamo, sia un argomento LGBTQ. Infatti si vedono Sharon e Sumi fuori da un armadio, ma io con l'armadio aperto e loro che ne fuoriescono mentre fanno sciù col dito. Cioè, uno ci arriva, non è immediato, ma ci si arriva alla soluzione, praticamente, diciamo, alla condizione iniziale del film. Questo è davvero tutto e alla prossima. Au revoir.